solida sfida, ideologicamente proibita, agli schemi d'attacco. La trasferta di Bologna evoca bei ricordi. Nomini Bologna e il cuore si spalanca. Ritorna alla mente il tempo dell'esodo del tifo biancazzurro nella città delle due torri. La marea umana che attraversava la dorsale adriatica per assaporare il gusto dolce della Serie A. Altri tempi. Erano i tempi di Zucchini, Repetto, Pavone e Nobili. Era il tempo delle vittorie. Tempo che sembra essere svanito come neve al sole in questo triste campionato di Serie A segnato irrimediabilmente dagli errori compiuti in fase di mercato. Vendere prima di acquistare. Per non farsi prendere dallo sconforto, conviene concentrarsi sul nuovo campionato, non dimenticando però che per affrontare la prossima Serie B e allestire una buona squadra, si dovranno prima vendere i calciatori voluti dalla gestione tecnica di Massimo Oddo e poi si potrà seriamente pensare al futuro. A differenza delle precedenti gestioni, Zeman e Pavone non si opporranno alla cessione dei calciatori in rosa, senza eccezione alcuna. E dunque si dia inizio alla rivoluzione di maggio e si volti pagina. Il sogno ancora intatto e tu lo sai, perché non cambi mai. Il sogno non si avvera quasi mai. Zeman oggi compie 70 anni e anche i più distratti se ne saranno resi conto, perché il clamore mediatico è stato clamoroso. Tutti i quotidiani sportivi e le testate online hanno dedicato ampio spazio all'avvenimento. Si sono mossi i tifosi per venire a fargli gli auguri di persona. Tutto questo affetto, che è in parte riconoscenza, lo si deve a due aspetti centrali dell'uomo e dell'allenatore Zeman. Il primo è innegabilmente legato alla bellezza del calcio che giocano le sue squadre e che tanti tifosi ha fatto innamorare. Il secondo, legato al suo modo di essere uomo di sport. A tutto questo affetto mi unisco anche io. Grazie, mister. Grazie soprattutto per la capacità che hai di far vivere il bambino che è dentro ognuno di noi. Un bacio bello, bellissimo. Ciao mister, tantissimi auguri per i tuoi 70 anni. Ti auguro il meglio nel calcio e nella vita. Un abbraccio grande, ci vediamo presto. Ciao. Buon calcio a tutti.